Infissi in PVC, sono buoni? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Rispondere a questa domanda non è facile, è come se ti dicessi, non so, un mobile in legno è buono, dipende chi l'ha fatto questo mobile, se l'ha fatto l'IKEA o Polyform probabilmente sono diverse, non dico che sia meglio uno o meglio l'altro. Un infisso in PVC può essere buono, sì assolutamente, un infisso in PVC può essere buono, può svolgere egregiamente il suo compito per il quale è stato progettato, e le cose da prestare attenzione sono sempre le solite per il PVC, quindi attenzione ai colori, colore scuro avendo un punto di fusione basso è sconsigliato, dimensioni grandi sono sconsigliate, e una particolare attenzione alla posa in opera, così come avviene per gli altri materiali. E ci sono alcune marche di infissi in PVC che sono più buone degli altri. Ora non stiamo facendo un video con una classifica della marca dalla migliore o la peggiore, o dalle marche quelle buone, ce ne sono diverse marche che posso consigliare, e però ci sono tantissime aziende che possono installarle queste marche, perché l'infisso in PVC solitamente viene costruito da delle aziende che producono infissi, e poi ci sono i rivenditori che lo possono andare a montare. È ben diverso da alcuni altri tipi di materiali, dove magari le grandi aziende producono il materiale per fare la finestra e non arriva la finestra finita. Ecco, siccome il mondo del PVC è complesso e è facile prendere delle fregature, e fare la scelta corretta la si fa quando dall'altra parte c'è un consulente, ma se stai acquistando finestre, quello che te le sta vendendo è anche il consulente, quindi c'è un conflitto di interessi, ho ideato un servizio di consulenza. Consulenza con sistema Bisacchi, dove possiamo aiutare tutti quei clienti che normalmente non possiamo servire perché sono lontani dalla nostra sede. Ecco, se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e potrai essere aiutato con il servizio di consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video.